Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Volevo ringraziarvi con questo video per i 3.000 iscritti su YouTube. Ormai sì, siamo oltre i 3.000 iscritti, lo faccio adesso il video. E volevo ringraziarvi anche per tutti i follower su Instagram, siamo oltre i 13.000. Mi ricordo un anno fa e barra 2 anni fa il canale è un anno, mentre la pagina di Instagram ne ha due. Quando avevo iniziato a farlo per pura casualità, mi ho detto: cavolo, sono un fotografo, ho un Abarth, giro parecchio, sono appassionato, perché non volervi raccontare tramite i miei video, le foto, tramite anche la passione dei miei amici, dei possessori delle altre auto, dei meccanici, questo bellissimo mondo dei motori. Come prima cosa, però, vi voglio dire che cambierò il nome del canale. Perché ormai del mondo Abarth, sì, c'è molto ancora da raccontare, però bene o male gli argomenti un po' principali stanno finendo. Essendo appassionato di motori principalmente, volevo iniziare a portare magari altre auto. Una delle rubriche che vorrei portare è quella di fare non delle recensioni sulle auto delle altre persone, perché ormai YouTube ne è pienissimo di recensioni, non avrebbe senso. Ma volevo portarvi non tanto a recensione, ma farvi raccontare dai proprietari ed anche me, perché io non sono un pilota, non sono un esperto, sono comunque un appassionato che vive con emozione ogni tipologia di auto. Volevo farvi vedere l'esperienza, l'emozione che può avere, diciamo, il proprietario di tot auto. Facciamo un esempio: magari posso incontrare un ragazzo che ha appena comprato un Golf GTI, facciamo una piccola intervista, andiamo a vedere come mai ha comprato quella specifica auto, quali sono le sue aspettative, facciamo una piccola prova e vediamo alla fin fine come può sembrare a me l'auto, come gli sembra a lui, e diamo qualche infarinatura generale. Oltre a questo, voglio anche portarvi, insieme a Gearworks e tanti altri meccanici, tante altre aziende, dei contenuti un po' generali nel mondo delle auto e specialmente del mondo delle auto sportive e motorsport. Mi piacerebbe tantissimo portarvi dei video dove andiamo a analizzare magari la ciclistica, andiamo ad analizzare come poter avere una guida sportiva sicura e anche magari un po' più precisa. Tanti comunque comprano le auto sportive, ma siamo sinceri, in poche sanno sfruttare la macchina effettivamente, guidarla bene effettivamente, che non vuol dire andare forte, ma al cercare di capire tutte le dinamiche della macchina. Dette queste premesse, ragazzi, spero che l'idea vi piaccia, fatemi sapere nei commenti. Non ho ancora deciso precisamente il nome, ma dai prossimi video sicuramente lo troverete. In questo video non volevo solo parlarvi dei nuovi progetti del canale, eccetera. Ma come avete visto dal titolo, sono andato a ritirare personalmente a zona Trento da GMC Racing con collettori a cuore che andrò a montare sulla mia Blackie. Sono eccitatissimo perché era la modifica che sognavo da quando ho comprato la macchina a Mel Sound e collettori a cuore e mi piace tantissimo. Faremo un video. Questo qua è il primo, ovviamente, dove vi faccio vedere che siamo andati a ritirarli. Darà due parole Giuliano, che analizzerà un po' il collettore, come vengono fatti. Poi faremo un secondo video dove andrò da TBF a montarli e faremo una mappa specifica. E come terzo video li porterò in pista. Vedrete che sound che hanno. E infatti come quarto video, super spoiler, faremo solo un video dedicato al sound con la mia e con altre auto che montano i collettori a cuore GMC. Vedrete che figata. Vabbè, ragazzi, non resta altro che lasciarmi proseguire il video e andiamo a ritirare i miei collettori. Eccoci ragazzi, dopo un grandissimo e lungo viaggio, siamo arrivati qua da GMC Racing a ritirare i nostri collettori a cuore. Faremo due o tre parole con Giuliano, con i ragazzi, che magari ce li spiegano anche un po' sotto un punto di vista tecnico, come magari li realizzano, i vantaggi che sicuramente andremo ad avere montandoli sulla mia Blackie. Eccoci ragazzi, arrivati qua da GMC e ad accoglierci il grandissimo Diego. Ciao, piacere Ciao, è Diego. piacerissimo. E Figurati. andiamo a Buon vedere, anno agli dai, un altri. po'. C'è qua un bel deltone, ragazzi. Dai, qualcosina abbiamo qua. Guardate che spettacolo, è sempre bello vedere un'icona come questa, ragazzi. La Delta è insuperabile, guardate che spettacolo. Siamo
Sicuramente poi magari dopo gli chiediamo che lavorazione stanno facendo. Ecco ragazzi, adesso siamo qua con Giuliano, che è il proprietario di GMC Racing, Ciao a tutti. e ci farà fare magari un piccolo tour e poi andiamo a vedere i collettori. Qua c'è qualche mezzo in preparazione, come potete vedere. Mamma mia, che bello ragazzi. Essere qua, dove ovviamente costruiscono la maggior parte dei loro modelli racing o comunque dove vanno a sperimentare tutte le loro modifiche, è un'emozione incredibile. Guardate che belli questi motori. Stavi dicendo che Questo è Delta. questo è della Delta, della Quello qua Subaru, questo qua di una Mitsu. Mitsubishi, e questo qua Della Mini. della Mini. Guardate ragazzi i collettori, mamma mia che spettacolo, un'opera d'arte, bellissimi, guardate che roba. Allora, questo è il nuovo Bedon Piper, sempre uguale. Cambia l'uscita della flangia, che abbiamo fatto direttamente dal pieno, anche quella, per migliorare il flusso in uscita del turbo e portarlo direttamente al tondo tramite CNC. Poi il resto rimane tutto uguale. Questo è diametro 63, poi opzionale si può avere anche diametro 70. La flangia, essendo che è tutta in un pezzo, non si tira perché viene saldata a 4 cm, quindi questa rimane piana perfetta e non hai, eviti il problema solito che quando le saldano poi si imbarcano, quindi questa rimane perfetta e basta. Allora, questo collettore, vabbè, è nostro, quello con l'attacco T25 col 4 in 1 e la flangia testa tutta in CNC. Anche questa, essendo in CNC, rimane piana perfetta, quindi non ha bisogno di rettifica né niente perché è già rettificata dal CNC. È uguale la flangia della turbina. Qua c'è l'attacco della sonda a temperatura che filettiamo alla fine perché possiamo dare le varie opzioni in base al cliente che filetto vuole per la termocoppia. Questi invece ragazzi sono degli intercooler per la vecchia appunto GT, come potete vedere è un'officina che crea dei pezzi di elaborazione bene o male per quasi tutte le tipologie di auto, è uno spettacolo essere Adesso qua. ragazzi, Giuliano ci fa vedere una Fiat Coupé che hanno elaborato completamente loro, ma ha detto che è sui 400 cavalli e facciamo fare due parole a lui, che sicuramente sa raccontarlo meglio di me. Allora, questo è l'ultimo progetto che abbiamo fatto, che da un po' che ci lavoriamo dietro. Abbiamo preso il motore della stilo Abarth 2.4, fatto tutti i rinforzi del caso, tutto con CNC, pistoni, BL, collettore a nostro kit turbo, con vaschetta esterna e l'axona qua. Poi abbiamo fatto l'intercooler nostro, maggiorato, aspirazione, radiatore olio e qua abbiamo montato la Altec, fatto noi l'adattatore perché non esiste l'adattatore della Altec per questa macchina, abbiamo costruito noi l'adattatore per farla andare con la Altec e adesso dobbiamo fare scarico, ceramicatura e finire la mappa. Adesso siamo in rodaggio con 300 cavalli e dovremo superare 400 tranquillamente. Adesso ragazzi la accendiamo, andiamo a sentirla. Sound, ragazzi.
Allora, questo è il collettore nostro, che col 4 in 1 fatto così, praticamente col sistema col dardo centrale fatto flussato perfetto, quindi garantisce i flussi alla turbina in modo che arrivino in modo più dritti perfetto per avere una maggior velocità e quindi risposta anche in basso della turbina. E oltretutto il grande vantaggio di questi dei collettori in inox in particolare è il fatto che si riesce ad abbassare le temperature di esercizio, con conseguenza di miglioramento anche per il motore, che un conto è lavorare sempre a temperature dai 900-950, un conto poter abbassare di anche 100 gradi è già tanto, quindi ti permette poi di andare in più in su con la pressione turbo e con tutto il resto per poter lavorare meglio. Sono tutti calibrati, giusti, per avere tutti e quattro lo stesso sforzo sulla turbina, in modo che nessun cilindro venga a sforzare più di un altro, e questo garantisce anche quando si va a lavorare con pressioni più alte di evitare di avere rotture di un pistone o di un altro, perché comunque tu hai una linearità su tutti e quattro i cilindri che ti permette di poter anche usare un po' di più sulla preparazione. Questo è l'attacco T25, quindi qua si può montare direttamente una TD04 o la Garrett GTX o la serie G, quella con la R49. Poi c'è il suo downpipe dedicato, sonda temperatura per tenere controllato sempre la temperatura del gas di scarico. Noi la facciamo qua perché questa è accumulativa di tutti i quattro cilindri. Dopo, quando si fanno preparazioni un po' più estreme, si fanno anche ogni cilindro per poter monitorare cilindro per cilindro, per verificare che tutte la carburazione, cioè la temperatura di ogni cilindro sia in linea con quello che dovrebbe essere. E sul downpipe possiamo fare una lambda o due lambda in base alla richiesta del cliente, e si può avere col diametro 63 o 70. Adesso, ragazzi, facciamo la consegna del kit. Guardate che spettacolo. Adesso ce lo illustra il nostro Giuliano. Questo tubo acqua che va a sostituire l'originale per farci stare i collettori a cuore, e si sostituisce all'originale senza nessuna modifica. Qua sono tutti gli attacchi per i tubi originali, qua anche per l'acqua, vabbè, in questo caso te non serve perché è la TD04, sì. Però per l'originale c'è anche lì l'attacco per l'acqua. Sì, perché la mia TD04 è raffreddata solo a olio, la L, mentre l'HL è raffreddata anche ad acqua. Poi c'è il downpipe, quello che abbiamo visto prima, quello con l'uscita in CNC, con la sua staffa per l'Uniball, la staffa sotto che va a collegarsi sullo scarico originale, due sonde lambda per l'originale e per un eventuale strumento o per una palla. Probabilmente ci metteremo una sonda FR. Poi tutto il kit di staffe e Uniball per sostenere collettore e turbina. Sì, perché tanti ragazzi fanno un errore, tanti che poi le hanno rotti, non li fissano con l'Uniball, quindi cosa succede? Il nostro collettore continua a muoversi, traballare, poi c'è qualcuno che ha fatto bang, bang, bang su bang, è ovvio che i collettori si vadano a crepare, bisogna anche calcolare che queste qua sono modifiche un po' particolari e quindi la macchina va trattata e montata come si deve. Quello sicuro, il 90% delle rotture è perché c'è sempre un errore di montaggio. Certo. Comunque dopo, questi sono coperti da garanzia, quindi per 2 anni, certo, qualsiasi problema noi ci siamo. E 2 anni, ragazzi, non sono pochi di garanzia, sono comunque su un pezzo che è così importante, così delicato, quindi tanto di cappello. Istruzioni per il montaggio con l'adesivo suo. E poi per te ci sarà anche una giornata sorpresa, però non la diciamo. Sono curiosissimo. Vabbè, adesso, ragazzi, non manca altro che portarlo da Matteo, questo bellissimo kit, montarlo
faremo un secondo video appunto dove li montiamo, andiamo a vedere le differenze tra la mappa di prima con i collettori originali, come vi ricordo eravamo sui 260-270 cavalli, 390 Nm di coppia, ma non è tanto quello, bisogna vedere l'erogazione, le EGT. Io adesso faccio un 890-900 gradi di massima, andiamo a vedere effettivamente come si abbasseranno, sono molto curioso. Bene ragazzi, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, non manca altro che andare a montare i collettori da TBF e sono super curioso, uno, di sentire il sound, di vedere effettivamente come cambierà l'erogazione della macchina e sono veramente carichissimo. Ci vediamo alla prossima, ciao!